Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Nicolò Salvi, che mi chiede di parlare del film di Barry Levinson con Al Pacino del 2014, tratto da un famoso romanzo di Philip Roth, The Humbling. The Humbling narra la storia di un attore di teatro che ha perso inspiegabilmente ogni capacità di recitare, e questo lo porterà su una forte botta di depressione e quindi anche a un tentato suicidio. Poi cosa succede? Il nostro, aiutato dal suo manager, insomma, che lo vuol far curare tutto il resto, porterà Al Pacino, ovvero Simon Axler, appunto a incontrare una donna molto più giovane di lui, che sembra diventare la sua nuova ragione di vita. Peggy, è questo il suo nome, è una ragazza che sembra libera, sicuramente eccentrica, che sembra insomma essere una manna per il nostro. In realtà poi la sua relazione con questa donna omosessuale lo porterà a tirar fuori i fantasmi del passato, e di lì insomma tutto il film. Allora, il film The Humbling è uscito nel 2014, da noi è uscito molto in ritardo, flop enorme per un regista che ha dato un po', è un classico regista di mestiere che ha sempre girato film abbastanza discreti, alcuni non riusciti, alcuni meno, e questo The Humbling non è un brutto film, sarebbe un errore dirlo, è un film però che sembra indeciso fra il commedia, il dramma, il grottesco, queste innesti di comicità grottesca quasi incomprensibile per me. C'è un Al Pacino che in realtà è perfetto proprio per il ruolo dell'attore che non sa più recitare, nel senso che lui non è che non sa recitare, anzi nel film è molto bravo, ma risulta un attore insomma con la classica faccia dell'attore che sta per lasciare la carriera, e invece l'attrice che fa Pigen è molto brava, riesce a donare una bella sostanza alla sua parte. Il problema secondo me è la sceneggiatura, che massacra un po' l'idea di base, rendendo il tutto, invece che un dramma esistenzialista, qualcosa che potrebbe parlare molto alto, una commedia sentimentale, sì, con dei colpi di scena messi qua e là non male, ma che poi al succo però lascia veramente poco. Ecco, è uno di quei classici film che guardi una volta e che ti dimentichi. Non è sicuramente un film malvagio, come ho detto è un film di mestiere, di quelli che insomma Al Pacino perlomeno è decoroso, dove non fa figure di merda tipo De Niro e il nonno, questa volta in guerra e altre cazzate del genere. È il classico film dove di passaggio, insomma, un uomo che per tutta la vita ha saputo fare una cosa ha smesso di saperla fare e quindi ha bisogno di qualcos'altro per cui valga la pena di vivere. Insomma, in questo rapporto assurdo con questa ragazza, che poi scopriremo essere in realtà una che data da ragazzina un'amica della figlia di due amici del nostro, e che anche lei insomma viene attratta proprio per questo motivo, prima di rendersi conto insomma che proprio non è tutto quello che si è sognato quello che è la realtà, e quindi questa nostra insegnante di teatro omosessuale insomma scoprirà altro in questo The Humbling, che come ho detto ha una bella fotografia di Adam Jandrup, un buon montaggio, le ottime scenografie di Sam Linesco, e che quindi in realtà a livello tecnico insomma il film vola abbastanza bene, le musiche di Zarvos sono buone, ripeto non convince molto alla fine la sceneggiatura, che risulta essere un po' indebolita da questo racconto di una regia un po' che appunto cerca di stare dietro una sceneggiatura che però è già indebolita, e che una regia come quella di Barry Levinson, forse un po' andato, non riesce a tirare proprio su, cioè una regia di mestiere ma che lascia scorrere in realtà il tempo e lascia scorrere gli attori, li fa lavorare ma che non aggiunge niente di più. Ecco, per me questo è il peccato di The Humbling, è proprio una sceneggiatura secondo me che a volte non sa che strada prendere, è una regia che non riesce a essere nettamente chiara su ciò che vuol dire. Si parla di crisi di età, di vecchiaia, di come trasformare la quotidianità, ma come ne parliamo? Barry Levinson ne parla in maniera abbastanza tirata via e riprende il tutto anche, ripeto, grottesco e comico nei momenti in cui secondo me non serviva. Resta il fatto che il film brutto non è, chi ama la roba di Al Pacino probabilmente amerà anche questo, il link di The Humbling lo metto qui sopra, sotto è distribuito mi pare da Cecchi Gori, e quindi a voi scoprirlo. Per me non è stata né una delusione né un grande film, quando l'ho visto ho visto che era di Barry Levinson, ho visto Al Pacino, ho pensato sarà il classico film senile per entrambi, e lo è un film senile per entrambi, non c'è altro da aggiungere. Questo non lo rende un brutto film, ma lo rende un film comunque, boh, diciamo così, già datato quando era uscito.